A Genova va in scena un talent show, nel vero senso della parola, ormai giunta all'ottava edizione. Protagonisti gli studenti delle scuole superiori. Ne parliamo con Federico Ursi, che ci presenta la nuova edizione del Leos Got Talent. Buongiorno Federico, di cosa si tratta? Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti. Allora, il Leos Got Talent è una piacevole tradizione, direi quasi una dipendenza, diciamo, che si protrae ormai da 8 anni, perché quest'anno siamo giunti all'ottava edizione, appunto. Ed è nato praticamente come un'idea, si può definire quasi strampalata, di un gruppo di studenti, tra cui appunto facevo parte anch'io, nel lontano ormai peraltro 2008, e si è concretizzata poi con la prima edizione nel 2009. È nato come lo spettacolo scolastico di un liceo, diciamo, fatto da giovani, appunto, con i giovani e per i giovani, e poi si è evoluto in un prodotto che adesso possiamo definire di livello semiprofessionale, perché coinvolge gli studenti di tutta Genova e anche del mondo universitario. Allora, chi sono i protagonisti e soprattutto cosa succede durante il Leos Got Talent? Allora, durante il Leos Got Talent, diciamo che si sfidano in un modo sano circa 120 artisti per ogni edizione, e si sfidano in 3 categorie che poi sono state cambiate magari nel corso delle varie edizioni per adattarle al tipo di arte in gara. Comunque generalmente sono musica, canto e danza, e poi è stata inserita anche la recitazione in qualche anno. E gli artisti che approdano alla serata finale sono, diciamo, scelti tramite appositi casting che sono fatti all'inizio dell'anno solitamente, e poi vengono giudicati da una giuria tecnica nel corso, appunto, della serata finale, per poi approdare alla vittoria in ognuna di queste 3 categorie. In conclusione, quante scuole partecipano al Leos Got Talent e soprattutto quanti studenti partecipano? Ma allora, gli studenti sono circa un centinaio, più appunto una ventina, una trentina di persone che sono appartenenti al mondo sia universitario che del lavoro. Peraltro quest'anno, tra virgolette, le scuole che parteciperanno saranno ancora di più, perché abbiamo una collaborazione con l'UNICEF, con il Comitato Provinciale di Genova e con il Comitato Nazionale. Molto interessante anche dal punto di vista culturale, perché si tratterà di un grande documento che verrà sottoscritto da tutti gli studenti delle scuole superiori genovesi che collaboreranno con noi, e questo progetto partirà a giorni. E questo documento per l'infanzia, sulla traccia degli obiettivi del millennio che sono stati sottoscritti dall'ONU a settembre dell'anno scorso, appunto, questa traccia confluirà in un grande documento che sarà firmato alla presenza delle autorità nel corso, appunto, dello spettacolo, la cui data però non posso ancora svelare del tutto, perché sarà appunto comunicata nel corso della conferenza stampa che si terrà martedì prossimo, martedì 22 alle 9 al Liceo Da Vinci, nel corso della quale verranno anche svelati i nomi dei vincitori, appunto, dei casting che accederanno alla serata finale. Per saperne di più andate sulla pagina Facebook di Leos Got Talent. Grazie Federico Ursi. Grazie. Andiamo noi a